Amici sportivi, buonasera. È Valerio Pavesi che vi parla da Intralot Channel. Vi presento la quinta giornata campionato Futsal Serie D Girone A. Questa sera Ispra Calcio 5 contro Intralot Rock Calcio a 5. Andiamo a vedere i risultati della quarta giornata che ha visto la Intralot pareggiare per 4-4 contro la Futsal Milano. Ispra Calcio che predomina su Fiamme Azzurre per 14-6. La classifica vede le capoliste Ispra Calcio, Vigevano e Vedanese a 10 punti, seguiti dalla Master Team a 9 punti. La classifica marcatoria vede sempre il capocannoniere Massimo Dimola a 13 reti, seguito da Roberto Amisano a 10 reti. La formazione della Intralot Rock Calcio 5 scende in campo con Matteo Nacondia in porta, con il numero 2 Cristian Bazzini, con il numero 4 Riccardo Campise, con il numero 13 Simone Fiorato, con il numero 9 Alessandro Galantucci. A rotazione, con il numero 12 Fabio De Vincentis, con il numero 3 Nicola Merolla, con il numero 5 Youssef, con il numero 7 Emanuele Pozzato, con il numero 11 Hilal Morad, con il numero 14 Cristian De Rico, il mister degli Orange Corrado Bazzoni. Andiamo a vedere lo schieramento dei ragazzi capitanati da Alessandro Galantucci, che questa sera vede il rientro clamoroso di Cristian De Rico. La formazione della Ispra Calcio a 5 scende in campo con Michele Del Vitto in porta, con il numero 6 Matteo Bonfanti, con il numero 3 Gianmarco Parnisari, con il numero 2 Manuel Tessarin, con il numero 10 Massimo Dimola. A rotazione, con il numero 1 Luca Braghetto, con il numero 5 Luca Casotto, con il numero 7 Gianmarco Taormina, con il numero 11 Andrea Mazzola, con il numero 4 Giampaolo Lobo, con il numero 8 Luca Bassetti, con il numero 9 Paolo Rigo, il mister dell'Ispra Calcio 5 Gigi Pignata e il presidente Salvatore Marino. Andiamo a vedere lo schieramento dei primi in classifica che questa sera cercano di proseguire il loro cammino. Ed ecco le squadre che entrano in campo, dunque quinta giornata del campionato Futsal. Ispra Calcio 5 contro Intralot Rock Calcio 5, ed ecco che le squadre sportivamente si salutano. Rientro clamoroso questa sera per Cristian De Rico, formazione in emergenza, il numero 4 Riccardo Campise ed il numero 5 Luca Casotto sono in campo. Il capocannoniere del campionato Massimo Dimola dirige la gara, il signor Alessandro Tumulo. E viene osservato un minuto di silenzio per la scomparsa del padre del giocatore dell'Ispra Calcio, Giampaolo Lobo. Dunque si può partire. Le squadre sono in campo, inquadrato il pubblico numerosissimo dell'Ispra Calcio 5 e sono pronte anche le tifose. Tutto pronto, buona partita, partiamo! Si comincia quinta giornata del campionato Futsal Serie D Girone A, questa sera Ispra Calcio contro Intralot Rock Calcio 5, buona partita a tutti! Calcio di punizione subito per la Intralot Rock Calcio 5 sul pallone, si porta Alessandro Galantucci, attenzione, posizione alla barriera, il tiro, la parata di Del Vitto e ora prova subito a ripartire l'Ispra Calcio sulla destra per il numero 3 Parnisari, sulla sinistra per Casotto, attenzione alla palla in avanti per Tassarin, il tiro che termina sul fondo. Prima occasione per Ispra Calcio a 5, rivediamo da un'altra angolazione il tiro che sibila il palo. Rimessa laterale, Campise per Anacondia. Prova ad impostare l'Intralot Rock Calcio 5, ancora con il numero 4, in avanti, attenzione per Fiorato, il tiro non pericoloso che termina sul fondo. Anacondia, ancora sulla sinistra per Galantucci, imposta sempre il capitano, dall'altra parte per Riccardo Campise, ancora che i due si scambiano la sfera,
E ancora per il numero 4 sulla destra, attenzione, perde palla, attenzione, Dibola, recupera il pallone, attenzione, rete, 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 incredibile, l'Ispra calcio a 5 si porta subito in vantaggio, Manuel Tessarin. Clamoroso errore di Campise, esultano i giocatori di Mister Pignata. Rivediamo, ha perso palla proprio Campise, ha recuperato la sfera Dibola e poi Tessarin da fuori area ha insaccato. Rivediamo da un'altra angolazione, la porta era vuota. E dunque l'Ispra calcio 5 si è portata in vantaggio. Casotto sulla sinistra per il capocannoniere del campionato Massimo Dibola, attenzione Tessarin, Tessarin, il tiro, la parata di Anacondia, il rimessa laterale, attenzione al tiro, la palla che termina alta, grosso pericolo anche in questo caso. Rivediamo il replay, si smarca molto bene Tessarin, la conclusione, la deviazione di Anacondia. Rimessa laterale, Galantucci per Fiorato e attenzione c'è un fallo su Cristian Bazzini e viene subito fischiato alla punizione. Rivediamo il fallo del numero 5 Casotto proprio su Cristian Bazzini, rivediamo, fallo netto da dietro senza cattiveria, calcio di punizione, Galantucci, attenzione al tiro, la parata di Del Vitto, rimessa laterale, Dimola per Casotto, prova a ripartire di nuovo l'Ispra calcio 5, il lancio per Tessarin, attenzione, la deviazione di Anacondia, poi ancora buono il pallone, Dimola, Dimola, il tiro sul fondo, altro pericolo, inquadrato Dimola, rimessa laterale, Campise ancora per Galantucci, parte il lancio lungo, attenzione Bazzini, c'è la deviazione di Del Vitto, calcio di punizione per l'Ispra calcio 5, posiziona la barriera Matteo Anacondia e dobbiamo stare molto attenti su questi calci piazzati, l'Ispra calcio 5 non perdona. Tutto pronto, parte Casotto, attenzione ancora per Dimola che si porta sulla sinistra, zona in mezzo, la deviazione della Codia, il tiro, respinge Galantucci, rimessa laterale, prova ancora l'Ispra calcio 5, attenzione Parnisari, Parnisari salva Fiorato che sventa la minaccia, altro pericolo, calcio di punizione, Dimola in avanti per Tessarin, attenzione molto pericoloso, il tiro a palo, clamoroso, clamoroso rischio, rivediamo, legno pieno, viene fischiato il primo time out della serata, inquadrato Mister Pignata che dà indicazioni precise ai suoi giocatori ed è il turno anche per Mister Pazzoni. Ricordatevi di iscrivervi al canale Valerio Pavesi youtube.com. L'arbitro Tumolo dice che può bastare, si riprende il gioco. Anacondia per Galantucci, in avanti per Bazzini che si porta sulla sinistra, attenzione in mezzo per Fiorato e c'è il fallo di Parmisani che viene ammonito dal direttore di gara Tumolo. Scaldano subito gli animi in campo, rivediamo, è netto il fallo su Simone Fiorato, rivediamo una seconda volta, passaggio di Bazzini e poi Parmisani, manca il pallone, calcio di punizione per la Intralotto Rock calcio 5, si porta Youssef sul pallone, prova il tiro, la palla che viene respinta, Cristian Bazzini 1-1, la Intralotto si porta sul pareggio, rivediamo il tiro di Youssef, la respinta sulla linea di Dibola e poi Bazzini di prima intenzione in sacca, incredibile, proprio nel momento più difficile riusciamo a pareggiare. Galantucci, il lancio molto bello, perde palla, attenzione Bazzini, prova a venire in avanti, ora l'Ispra calcio, attenzione in mezzo, la mischia, rete, rete, Casotto, rete,
2-1. La Ispra calcio 5 si riporta in vantaggio. Incredibile, è durato proprio pochissimo. Rivediamo Bazzini, ha perso palla. Il contropiede Parmisani, poi in mezzo. Ancora Parmisani, poi Casotto che insacca a porta vuota. Rivediamo da un'altra angolazione. Ma c'è anche un tocco di mano. C'è anche un tocco di mano. E dunque siamo 2-1. Prova ancora l'Ispra calcio a 5. Del Vitto. Il lancio in avanti per Tessarini. Attenzione sulla sinistra per Parmisani. E attenzione, saltato Fiorato. Attenzione in mezzo per Tessarini. La respinta di Fiorato. Calcio di punizione. Sul pallone si porta Tessarin. Il tiro, la respinta di Bazzini sulla linea. Rivediamo. Provvidenziale. Dimola. Attenzione, lancio per Tessarin. La respinta di Anacondia. Ma attenzione, in mezzo per Taormina sul fondo. Calcio d'angolo per l'Ispra, calcio a 5. Attenzione a questi calci piazzati. In mezzo, gol! 3-1. Esulta il pubblico dell'Ispra calcio 5. Massimo Dimola firma il 14° gol in campionato. Rivediamo. E arriva, proprio perde la marcatura, spossato clamorosamente. E ora siamo 3-1, attenzione Pozzato, prova a lottare su questo pallone. E ora Youssef, il tiro alto. Ci ha provato Youssef. Casotto per Dimola, che sta giocando molto bene anche questa sera. Recupera palla Morad, attenzione! E viene fischiato questo fallo su Morad. Fischia l'arbitro Tumulo, non ha dubbi. Calcio di punizione per la Intralotto, calcio 5, protesta anche il capitano Taormina. Palle gamba, palle gamba. Rivediamo una seconda volta. Attenzione. E prende sia la palla che la gamba. Calcio di punizione, sul pallone si porta Youssef. Il tiro alto. Rimessa laterale. Proviamo ancora con Cristian Enrico, che nel frattempo è entrato in campo. La squadra è in netta emergenza. Attenzione Taormina. Taormina, il tiro sul fondo. De Vitto. E ora è proprio De Rico che recupera, ma c'è un fallo. Fallo su Paolo Rigo, che è stato atterrato. Rivediamo il replay. E c'è proprio un contrasto con Youssef. Calcio di punizione con tiro libero. Dimola, il tiro, rete, rete, 4-1. Massimo Dimola. La Ispra calcio sta dominando questa partita. Il vantaggio si sta facendo sempre più pesante. Rivediamo calcio di punizione, superati 5 falli e gol. Galantucci per De Rico, attenzione Dimola, palo, palo clamoroso, altro rischio. Rivediamo, è scivolato De Rico, legno pieno. Rimessa laterale, attenzione alla palla in mezzo. Ancora il tiro di Paolo Rigo, 5-1. La Ispra calcio si porta a più 4. Ed è una serata disastrosa per gli Orange. Rivediamo. Si è girato molto bene su Youssef, non può nulla Anacondia. E finisce qui questa prima frazione di gioco. Dunque la Ispra calcio 5 in vantaggio per 5-1. Inizio disastroso per la Intralotto Ro. 5 secondi di spot per noi. Ecco l'alleato che scende in campo per ottenere i massimi risultati fino a fine partita. È il CR7 Drive di Herbalife, una bevanda a base di carboidrati e elettroliti che lavora sulla resistenza e l'idratazione.
Se anche tu vuoi provarlo, contattami sulla pagina Facebook Obiettivo Benessere HL o via mail a kom.ro@gmail.com. Ti aspetto! Torniamo in diretta, dunque inizia il secondo tempo, l'Ispra calcio in vantaggio per 5-1, attenzione di Imola, subito il tiro sul fondo. Anacondia per Galantucci, in avanti per Fiorato, recupera palla Rigo e ora si trovano in tre, attenzione al tiro, la parata di Anacondia in calcio d'angolo. Rimessa laterale, Taormina sulla sinistra per Casotto, recupera palla Bazzini, attenzione Galantucci, Galantucci il tiro sul fondo. Ancora una rimessa, Fiorato per Galantucci, il tiro che viene respinto ma è ancora Fiorato, proviamo ad insistere ancora con Galantucci, Fiorato, Fiorato, la parata di Braghetto in calcio d'angolo. Rivediamo, ottimo intervento dell'estremo difensore. Taormina per Casotto, in avanti il colpo di testa e la palla che termina di poco alta, calcio di punizione. Youssef per Bazzini sul fondo, ci ha provato Bazzini. Anacondia, Merolla, Galantucci sulla sinistra per Fiorato e ancora Galantucci, parte il lancio per Merolla di prima, molto bene ancora per Fiorato, ha tentato il tiro, la parata di Braghetto e poi la respinta. Anacondia subito in avanti, il colpo di testa ma è Fiorato che recupera il pallone, attenzione, si accentra Fiorato, supera due uomini, il tiro, gol! Simone Fiorato, 5-2, ci portiamo a meno 3. Rivediamo il replay, azione straordinaria di Fiorato, supera due giocatori, il tiro secco e il gol. Rimessa laterale, attenzione in avanti, il palo, palo clamoroso. Rivediamo il replay, il tiro di Rigo, legno pieno. Casotto, il lancio, recupera palla Fiorato e attenzione Parnisani, ancora per Casotto, attenzione Rigo, salta Fiorato, il tiro e la palla che termina sul fondo. Pericolosissima occasione. Rimessa laterale, ancora l'Ispra calcio che ora prova a effettuare contropiede, attenzione la parata di Anacondia, molto bella. Rivediamo il contropiede, tiro secco, deviazione dell'estremo difensore. Anacondia sulla destra per Merolla, in avanti per Bazzini, non c'è fallo, l'arbitro fra proseguire ma è ancora la Intralotterò con Merolla che prova a venire in avanti, recupera palla ora Massimo Dibola, prova a effettuare contropiede, l'Ispra calcio 5, attenzione, sulla destra c'è Rigo, viene servito il tiro, la parata di Anacondia. Braghetto sulla sinistra, provano ancora i ragazzi di Mister Pignata che si ritrovano in vantaggio, attenzione, Merolla è solo, la palla che termina alta, che occasione sprecata. Fiorato, la Intralotterò calcio 5 comunque sta giocando decisamente meglio in questa frazione di gioco, sarà perché anche la Ispra ha un pochino rallentato i tempi. Ancora Fiorato, attenzione, recupera palla ancora Massimo Dimola e poi c'è un fallo di Fiorato su Parmisani e viene ammonito il numero 13 della Intralotterò calcio 5. Rivediamo, è spallata sul numero 3. Rivediamo una seconda volta, lo butta giù, calcio di punizione con tiro libero, Tessarin, il tiro, la respinta e la parata di Anacondia, subito il rilancio, attenzione, la palla in mezzo, Merolla la spara alta, Braghetto in avanti, attenzione, il tiro, la parata di Anacondia, Tessarin si dispera, Braghetto, rivediamo il replay da un'altra angolazione, bellissimo l'assist, Tessarin, miracolo di Anacondia. Calcio d'angolo, Parmisani, Tessarin,
in mezzo, recuperiamo palla, e ora Bazzini, proviamo a effettuare contropiede, attenzione sulla destra, tiro, palo clamoroso, recupera palla Dibola, attenzione che viene avanti sulla destra, sul fondo. Rivediamo il palo clamoroso colpito da Campise. Anacondia per Galantucci, saltato molto bene, tesserina, attenzione Galantucci, rete, rete, 5-3, Alessandro Galantucci porta a meno 2 la Intralot Rock, calcio a 5. Rivediamo, ha saltato benissimo Tessarin, azione solitaria e poi il tiro secco che spiazza Braghetto. Rivediamo da un'altra angolazione, nulla può il numero 22. E allora dobbiamo crederci, Bazzini sulla sinistra per Fiorato, attenzione Fiorato si gira, il tiro, la parata di piedi di Braghetto, attenzione all'azione ancora buona, Bazzini sulla sinistra, molto bello questo numero, si libera di due avversari e ancora Bazzini, attenzione il triangolo stupendo sul fondo, che occasione. Anacondia, il rilancio lungo, il colpo di testa e c'è il fallo su Campise. E si accendono un po' gli animi in campo, interviene anche Youssef a dire qualcosa al direttore di gara. Rivediamo e c'è un contrasto proprio con il capitano Taormina. E ci sono ancora polemiche con l'arbitro Tumolo. Posiziona la barriera Braghetto che vuole due uomini, Dimola e Tesserin. Cerca di smarcarsi Fiorato. Sul pallone Cristian Bazzini, attenzione, prova il tiro, gol! 5-4! Rivediamo la messa con un tiro secco, non può nulla Braghetto. Rivediamo da un'altra angolazione la bomba di Bazzini proprio in mezzo tra Tesserin e il portiere. E dunque siamo a meno uno, attenzione, la partita si è completamente riaperta. Taormina, Parmisani, attenzione in avanti per Tesserin, attenzione il pallonetto, il palo clamoroso di Parmisani. Rivediamo l'assist di Tesserin, saltato una condia, legno pieno da brivido. Il lancio in avanti per Tesserin, recupera palla Simone Fiorato, attenzione sulla destra per Bazzini, palo, palo clamoroso, palo clamoroso. Andiamo vicini al pareggio, rivediamo l'assist di Fiorato per Bazzini, legno esterno. E attenzione perché nel frattempo si è fatto male Youssef, che è caduto completamente a terra e c'è uno strappo per lui alla coscia destra. Esce Youssef, è costretto a uscire dal campo, rientra Cristian De Rico alla sua prima presenza in campionato. Parmisani, attenzione all'ispracaggio, siamo verso il finale della partita. E ora dall'altra parte per il capitano Taormina, affrontato proprio da De Rico. Attenzione il lancio lungo, il colpo di testa e c'è la deviazione di Anacondia, calcio d'angolo, attenzione al tiro di Campise che viene rimpallato e poi c'è il fallo di Morad proprio sul capitano Taormina e attenzione il direttore di gara ammonisce Hilal Morad. Rivediamo, è proprio un fallo da dietro, ha colpito sia Taormina che Tessarin. Si rialza il capitano dell'Ispra, calcio 5, calcio di punizione, attenzione Dimola al tiro, fuori. Sul pallone Galantucci, attenzione al tiro, sul fondo. Braghetto, siamo verso il finale della partita, parte il lancio lungo, attenzione il contrasto, Tesserin, Tesserin, gol, 6-4. La Ispra calcio a 5 chiude i conti di questa partita
ha segnato il numero 2 Manuel Tessarin. Giuisce il pubblico di casa, giustamente. Rivediamo, ha controllato e ha sparato proprio un tiro di prima. E dunque, attenzione, perché c'è un accenno di rissa in campo. C'è stato un parapiglia tra Simone Fiorato e proprio il capitano Tormina. Si accendono gli animi proprio sul finale di questa partita. Attenzione, vengono a contatto anche Galantucci ed Imola. Intervengono proprio tutti i componenti delle due squadre a placare gli animi. E la situazione si tranquillizza. De Rico per Campise, prova sulla destra, attenzione in avanti, ancora Campise, e la palla che termina alta. Anna Condia per Galantucci, parte il lancio per De Rico, ma finisce qui la partita. Dunque l'Ispra Calcio si aggiudica questa quinta giornata battendo la Intralot Ro calcio 5 per 6-4. Brucia anche questa sconfitta, eravamo andate vicini al pareggio. E dunque il pubblico di casa gioisce ed esulta, giustamente, sotto la curva i ragazzi di Mister Pignata. Interviste del dopo partita. Allora, buonasera, siamo con il capitano dell'Ispra Taormina. Una partita combattuta, dobbiamo dire che nel primo tempo avete dominato, poi c'è stato un recupero da parte della Intralot e poi avete proseguito verso la vittoria. Come hai visto i ragazzi e la partita di questa sera? Niente, i ragazzi li ho visti bene, i nostri. Primo tempo abbiamo fatto una grande partita, dopo è uscito Ro, anche merito a loro che ha fatto un buon secondo tempo, una buona squadra, bella grintosa, tosta. Comunque complimenti a voi, quelli dell'Intralot. E niente, comunque dedichiamo questa vittoria al padre di un nostro compagno di squadra, il Giampiero Lovo, niente, che è venuto a mancare, e dopo anche al caloroso pubblico che è venuto a sostenerci, un grande pubblico. Comunque complimenti a voi e a tutti, e scusate un po' per la fine, è successo un po' di disdico. Siete sempre più lanciati, comunque il primato adesso si fa sempre più chiaro, insomma ci sono tutte le intenzioni per cercare la vittoria finale. Piano piano, e bisogna pensare partita in partita, e niente, speriamo di continuare così e niente. Comunque in bocca al lupo a voi, e buon proseguo del campionato. Grazie capitano, alla prossima allora. Grazie a voi, arrivederci. Allora, buonasera, siamo con Mister Bazzoni. È stata una partita molto diversa rispetto alle altre. Abbiamo recuperato questa volta e ci siamo fatti superare nel finale. Però vogliamo sentire proprio le tue parole in merito a questa partita. Ma sì, sicuramente è una partita molto difficile. Secondo me loro hanno fatto un ottimo primo tempo con delle giocate da calcio a 5 che ci hanno messo in difficoltà. Noi siamo stati un po' troppo distratti su alcune situazioni e quindi siamo andati sotto. Per fortuna è arrivata la fine del tempo, perché avevo la sensazione che la squadra stesse mollando. Poi abbiamo fatto due chiacchiere negli spogliatoi. Loro forse si sono anche rilassati un pochino per il risultato e noi abbiamo cercato di approfittarne. Ed è proprio questo che abbiamo visto nella seconda parte, nella seconda frazione di gioco, un grande miglioramento dei ragazzi. Diciamo che sì, a quel punto lì forse sono liberati anche un po' dalla paura di perdere, perché di fatto la consideravano probabilmente persa. E secondo me anche loro, appunto, come ti dicevo, sono un po' calati, perché ovviamente a loro volta la consideravano vinta. Man mano abbiamo preso coraggio, siamo riusciti a fare delle buone trame di gioco, abbiamo cambiato un po' il modo di giocare per poter avere più occasioni in certe zone del campo. C'è stata l'occasione per pareggiare, poi invece hanno segnato loro, vabbè, bravi a loro, insomma. Si può dire che nonostante la sconfitta possiamo partire da questo secondo tempo per il futuro? Allora, io di ripartenza in quest'anno ne ho viste di diverse. Io preferisco non dire niente su questo aspetto, voglio vedere il lavoro in campo. Cioè, il calcio per me non è quello che si parla all'esterno, ma è quello che si fa quando si entra nel rettangolo. Qui io mi auguro che loro abbiano capito che hanno delle qualità, io ho in loro fiducia, continuerò ad averne e spero che dalla prossima partita le cose vadano meglio. Grazie Mizio Bazzoni, allora alla prossima settimana.
alla prossima, direttore. Buona serata. Arrivederci. A pretty song. The Japanese them said I want a Ichiban. You go take me the one bang bang billy bang. Long long before Smiley a Michigan reggae was born, and today it's still living on. Reggae fans over a million billion. If you feel the vibes and the energy bring it on. In a me cup me have something sipping on. Feeling so high, the clouds I'm sitting on. From the left to the right I'm picking on. Participate everyone. Sing on. La 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 la. Sing it if you're feeling happy. La 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 la. Me hear it from the rude boy passing. La 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 la. All my beautiful ladies. La 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 la. Let me hear you if you feel it. Even the lame have to get up and groove. Now when you hear a rhythm like this, you have to move. Everyone have on them dancing shoes and I jump up like say them hear good news. Traveling on the highway, me a cruise and I listen some sweet reggae music. Me choose no distraction can get me confused. Give thanks, me no have nothing to lose. Massive over here, so and the massive over there, so. And in the ear, can the DJ say so. If you come from the suburbs or the ghetto, let me hear everybody by second. La 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 la. Sing it if you're feeling happy. La 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 la. Let me hear it from the rude boy passing. La 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 la. All my beautiful ladies. La 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 la. Let me hear you if you're feeling irate. If good music never your mind, show me a signal, show me a sign. If you're feeling real fine, let me hear you sing one more time. Sing it if you're feeling happy. The rude boy passes.